Io sono Ilenia, bentornata in questo nuovissimo video. Con questo video esco dalla mia comfort zone, ma proprio mi allontano di 1 chilometro perché vi mostro i libri classici che vorrei leggere nel 2019. No, che cazzo dico? Tutti i classici che vorrei leggere nel 2020 sono pochi, però non è mai troppo tardi. Forse riuscirò a sbloccarmi e rientrare nella mia comfort zone, non lo so, per il momento sono lontanissimi, però iniziamo subito con una rilettura, in realtà che bisogna fare ogni anno, cioè sempre, Notre Dame de Paris di Victor Hugo. Vi ho fatto già la recensione lo scorso anno, ve lo linko su nelle schede, io lo adoro e lo dovete adorare anche voi per forza. Appunto, ripeto, Notre Dame de Paris bisogna leggerlo almeno una volta l'anno, io lo leggo sempre ogni anno. Quindi, che state a fare? Che state aspettando? Cioè, leggete Notre Dame perché merita di essere letto sempre, comunque, forever and ever. Però adesso concentriamoci sui libri che devo ancora leggere per la prima volta nella vita. Iniziamo con Madame Bovary. Questa in realtà è di mia sorella, però sti gran cazzi. Lei è a Bologna adesso, quindi posso usufruire anche dei suoi libri senza che lei lo sappia. Comunque, cioè, questa copertina mi piace tantissimo, cioè forse mi sono ispirata più alla copertina che alla trama, però sembra interessante, cioè sembra bello, e quindi proviamo, poi vedremo come fa, perché non lo so, non so minimamente se riuscirò a leggerli, tutti questi classici, nonostante siano pochi, per, diciamo, distribuiti nell'anno, sono veramente pochi, comunque... Vedremo come e quando leggerlo, soprattutto quando, perché... Cioè. Comunque, poi, questo libro l'ho comprato di mia spontanea volontà, strano ma vero, giuro, ed è Il Gattopardo. Mi sono sentita ispirata e ho comprato questo libro al mercatino dell'usato e ho ancora quell'ispirazione di leggerlo, quella curiosità soprattutto. Quindi... Cioè, devo assolutamente leggere Il Gattopardo. Credo che appena dopo Notre Dame leggerò subito questo perché, tipo, mi sento ispirata, ripeto, e curiosa di leggere Il Gattopardo perché non l'ho mai letto. Quindi, cioè, devo recuperare, soprattutto, cioè, questo, adoro, vabbè. Andiamo avanti. Poi abbiamo La Signora delle Camelie di Alexandre Dumas. Io ho altri libri di Dumas a casa. E ho letto anche altri libri, appunto, sia di Dumas padre sia di Dumas figlio. In particolare ho letto I Tre Moschettieri e Il Conte di Montecristo. Che fai? Non leggi pure Signora delle Camelie? Scusa, cioè, forma di razzismo non va bene, quindi, cioè, devo leggere anche questo, così almeno completo i libri di Dumas che ho a casa e poi vedremo se finire oppure no, perché naturalmente. Io ho amato sia i Tre Moschettieri, ma in particolare il Conte di Montecristo, quindi vediamo un po' se poi comprerei anche altri libri di Dumas, vedremo un po' come andrà la fine della storia. Poi un libro, questo, che mi è stato consigliato indirettamente da Marika del canale Mary's Reading, che lei lo ha amato lo scorso anno, qualche mese fa l'ho letto, o forse anche l'anno scorso. E lo ha spammato praticamente ovunque, quindi cioè io dovevo comprare, quindi io quando l'ho letto l'ho dovuto tipo comprare subito, adesso presa dalla curiosità ho detto adesso lo compro, ce l'ho lì davanti, che fai, non lo compri? Cioè fai felice Marika una volta nella vita e leggiti il libro che le è piaciuto, forse è uno dei suoi preferiti da quello che ho potuto capire, e naturalmente l'ho comprato a 3 euro sempre al mercatino. Altrimenti non l'avrei proprio presa. Ed è Moby Dick. Se Marika mai dovesse vedere questo video, Marika amami perché sto per leggere Moby Dick. E ok, inizierebbe nell'anno con Moby Dick. E cioè, tra l'altro, non so cosa c'entra questa balena qua. Però vedremo. C'entra? Non c'entra? Non lo so. Non ho mai letto Moby Dick, cioè l'ho sentito nominare naturalmente, però non so bene di cosa parla e di che cosa tratta. Comunque, il video finisce qui. Se
Spero vi sia piaciuto. In tal caso, lasciate un like, fatemi sapere nei commenti qualche suggerimento, qualche libro classico che devo assolutamente leggere, non mi posso perdere. Evitate, ovviamente, autori come, non so, D'Annunzio, oppure, non so, Giovanni Verga, questi autori che si studiano a scuola, perché se ho repulsione per i classici, per quegli autori ancora di più, nonostante io abbia già letto qualcosa di loro. Evitate, evitate per favore, uscite un po' dalle righe e consigliatemi qualche libro classico che non sia un libro che si studia a scuola o di un autore che si studia a scuola, perché per quello c'è tempo, fatemi sbloccare un attimo verso i classici e poi vedremo cosa fare a recuperare anche questi altri libri. Se mi dovete consigliare, in parentesi, un libro di un autore che si studia a scuola, Pasolini. È l'unico ammesso tra tutti. Bene, niente. Ripeto, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, consigliatemi e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. Ciao!